Ragazzi, prima di lasciarvi al video vi ricordo che domani dalle ore 16 mi trovate in live sul mio canale Viola a fare la run sbagliata di The Quarry insieme ad altri amici, quindi ognuno avrà il suo personaggio ma prenderemo le decisioni più stupide, ma sarà Horror Night in una location particolare, quindi giocheremo con voi poi. Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Show, siamo tornati con The Quarry, vi ringrazio perché è una serie assurda ma solo grazie a voi, io ci metto del mio, provo a non spaventarmi, però siamo entrati però nella parte quella cicciosa di questo videogioco. Allora, ho cambiato le mutande un paio di volte, però la cosa che mi sta piacendo di più è l'intreccio. Insomma, tutta la storia, quella un po' pure di segreti polizieschi. Bello, bello, forse uno dei migliori horror che abbiamo giocato. Però la serie è finalmente iniziata anche per voi, sono super contento, sto leggendo i vostri commenti. Shh. Riposati. Riposati. Riposati, mo tu riposi in pace. Scusami. Sì, è lui, vedete, è lui. Però prende il fucile. Non potrebbe essere lo stesso Nick che si è trasformato? Stiamo attenti, eh. Dobbiamo registrare tutto ciò che accade per la polizia. Già, la ragazza morta in piscina va spiegata, eh. Vacci piano. Intendo foto, qualunque cosa. Ho la brutta sensazione che i poliziotti non crederanno a niente di ciò che diremo senza prove. Da adesso, se avete i telefoni e vedete qualcosa, fate una foto o un video. Ok. Tutto bene, Abby? Ehi, perché non ti fai un giro e vedi se trovi qualcosa per aiutare Nick? Ok, ragazzi. Inizia adesso la nostra avventura. Dobbiamo aiutare Nick. Siamo nella dependence. Cerchiamo ragazzi. Kelly è morta. Forse un tempo erano felici, ma ora è tutto cambiato. L'ha riconosciuta lui, noi non l'abbiamo vista. Però noi che abbiamo visto? Abbiamo visto quel mostro, una cacciatrice, uno sparo. E a sto punto Kaylin è nell'acqua. Siamo d'accordo che può darsi che morendo i mostri tornano alle sembianze normali? Non è così male stare con i cacciatori. Io non vedo nulla, ragazzi, aspettate, almeno per ste parti un po' più buie andiamo al buio pure noi, se no non vedo veramente una cippa. Allora, potrei parlare con lui. Ecco, va meglio. Grazie. Beh, già è finita così. Ehi. Non sta benissimo lui, eh. Allora, la dependenza è solo questa. È un bucazzo, è lo spogliatoio sostanzialmente. Chissà dov'è Caleb. Chi? Ah, l'altro fratello. Un pezzo di storia recente del campo. Un giovane Ryan si diverte al campo con i figli di Chris Hackett, Caleb e Kyle. Ok. Fatti come gatti ragazzi. La luna nera. No, prendila. Oh no. Questo posto era così diverso solo 12 ore fa. Insomma, guarda che disegnetti. Chi l'ha fatto? Tra i vari effetti personali dimenticati c'è lo scarabocchio di una donna nel bosco. Ah, la strega. Quei racconti di fantasmi hanno fatto una certa impressione. Eh beh sì, puracci. I bambini sono stati rimasti terrorizzati. Però magari i bambini l'hanno vista la strega, che ne sai? Ok, Nick ha qualcosa che non va. Cazzo, sta molto male. Avete visto come ha dato di matto in acqua? Sì, sembrava come un pesce fuori dall'acqua. No? Sì. E poi qualcosa non andava quando gli ho pulito le ferite, alla baita. Cioè? Beh, aveva i vestiti coperti di sangue, ma non ho trovato morsi, o graffi, o altro. Non la smetteva di agitarsi, come per nascondere le ferite. Ah. Oh, si rimargina, no? Non ha la bava alla bocca. Abby non la pensa così. Vero. L'acquafobia non è un sintomo della rabbia.
Idrofobia, sì, ma riguarda più la paura di bere, non di bagnarsi, ok? Sembrava... Il mio gatto nella vasca da bagno. Già. Beh, non tutti i cani amano l'acqua. Oh no, no. La premonizione, occhio, eh. Abby. Sì? Posso chiederti una cosa? Ma certo. Io ti piaccio. Ancora. Allora, ragazzi, in questi casi è giusto mantenere la calma. Aspetta. Nick. Ti prego, dimmelo. Ho passato davvero una bella estate insieme a te. Proprio. 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 Cosa? È proprio una risposta comoda. Cioè? Abby. Dimmi. Devo chiederti una cosa. Ok. Vai. Perché non ti piaccio, Abby? Ma che cacchio? Ragazzi, mo sta diventando veramente strano, eh? Mo sta diventando veramente Nick, strano. Sei... strano. No, no. Sono Nick. Il solito vecchio stronzo. Ma che cavolo? Sto male, Abby. Non ti importa di me? Non è vero, io... Io... Tu non sei molto furba, eh? Povera stupida, Abby. Basta. Preda facile. Preda facile. Fin troppo facile. Non sei in te. Questo non sei tu. Porco Giuda, Abby. Abby, è tutto ok? Porca troia. Direi che è questo il momento, ragazzi. Forse ce lo dovevamo tenere buono considerando che è super forte. Aspetta. Ok, e questo l'abbiamo visto. Sparo. Ok. Ok, ok. No. Ma non cambia niente. No. Oh, ma cosa? Ok, ci sono salvati. What? Ma è esploso. È esploso. Io ho sparato, ragazzi, perché nella visione lei prendeva il fucile ma moriva. Quindi noi abbiamo preso il fucile, spariamo e non moriamo. Porco due. E mo? Dylan. È Dylan, in effetto. Ecco perché quello si è fatto saltare il dito. Sapeva. Allora dovevamo tagliargli la mano. Cazzuola. Mo un altro. Ne perdiamo un altro. Vabbè, vediamo, raga. Questa è la nostra storia. Dove cazzo sono tutti? Birra. Immagino. Ok. Bene. Se io fossi il tutor di un campo ormai chiuso, sto festeggiando intorno al fuoco e inizia a piovere e ci sono dei mostri, me ne andrei... Affancuccolo, io pure, sono d'accordo. Alla baita. Che era la cosa che dovete fare all'inizio. Allora, ragazzi, siamo ripassati nei panni... Ah, ok. Di Emma, siamo sentito dei rumori molesti.
molesti, scusate. Allora, vediamo un po' come si sono aggiornati i percorsi. Percorsi, ragazzi, 30 monete d'argento. Abbia sparato a Nick una dependenza e lui è scappato dalla finestra. Quindi lui non è morto. Se muori torni normale. Ok, però non ci frega niente. Se moriamo lo torniamo normali. Ci frega fino a un certo punto. Però, ripeto ragazzi, qui lei l'ha preso, non gli ha sparato e gli ha fatto saltare la testa. Poi abbiamo due nuovi tarocchi. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Sono dei fuochi d'artificio? Ne resta solo una. Vabbè, usala. Abbiamo ripreso i fuochi d'artificio, credo. Il bengala. Questo che è un foglio. Ciao mamma. Ancora le storie di Ryan. Ah. Non sapevo che i bambini avessero paura di questa roba. Siamo proprio dei pessimi tutor. Tu veramente come fai a essere una tutor? Non si sa. Leggiamo un po' che c'è scritto. Lettera di un bambino. Sì sì, aspetta però, prima leggiamo. Ciao mamma, il campeggio è troppo bello. Il signor Hackett ci insegna tante cose sulla natura e su come cavarcela nel bosco. Il mio amico Josh dice che ha visto un fantasma. Penso che vuole solo spaventarmi, ma io l'ho disegnato lo stesso. Ah, forse era il fantasma che abbiamo visto lì. Sembra molto arrabbiata, però io penso che le persone arrabbiate qualche volta sono solo tristi. È vero. Domani andiamo in barca al lago, non vedo l'ora. Vai. Ti voglio bene, Rowan. Allora, vediamo un po' gli indizi. Quella lettera corrisponde al disegno della dependenza, ma perché è stata strappata? Forse quella del fantasma non è solo una storia? Scusate, sì, disegno inquietante. Vediamo. Questo disegno corrisponde alla lettera che ho trovato al falò. Allora, io per il momento, ragazzi, a parte lo scacazzo, cioè, non ha fatto moltissimo la strega, no? Uscita col botto. Qua l'abbiamo ripresi, no? Emma ha trovato dei fuochi d'artificio, è rimasta la finestra. Meno male. Meno male. Allora, guatti come gatti, ragazzi, perché adesso che viene il difficile, Cioè, io spero che Nick in qualche modo si possa risalvare, però, cioè, è schioppato mille pezzi, l'avete visto pure voi. Non so se ci sono margini per ritrovarlo, insomma. E credo, ragazzi, che anche questo gioco riprenda un po' dal folklore americano, cioè tipo il Wendigo, un animale criptozoologico. Che cos'è la criptozoologia? Cioè, abbiamo fatto anche delle live. Praticamente è la scienza, perché è cripto, no? È la criptoscienza. È, diciamo, la scienza che studia degli animali mitologici, ma animali di cui, insomma, ci sono solo avvistamenti, leggende, no? Cripto. Ecco, questo non è cripto, questo è vero. Devo andarmene. Me sa. Allora, vediamo se lo vediamo, se ci giriamo indietro. Due cose. Potremmo cominciare un po' a conteggiare quanti sono, no? Allora, adesso c'è Nick. Potrebbero esserci quei due campeggiatori, stiamo a tre. Noi quanti ne vediamo? Peccato, quanti ne ammazzano questi? Pochi. I cacciatori stanno sempre a sparare. Ci potrebbe essere Max, che è stato trasformato. Sì, signore. Rispengo la luce, ragazzi. Rivado in dark mode. Ok. Raga, no. C'ha l'high ground. Torniamo indietro e andiamo in alto pure noi. Se ci attacca dall'alto, penso che me può fare un pelo male. Comunque, io mi voglio comprare lo stesso modello che ha Emma del telefono. Cioè, è infinita la batteria. Cioè, la batteria più al plutonio. Non si sa. Ok, possiamo andare a destra o a sinistra? Sto cercando un cane. Un uomo cane. Porco due. Vabbè, la testa gliel'ha staccata il cacciatore. No, no, lasciala. Vabbè, la testa gliel'abbiamo trovata, insomma. Oh, da capire, ragazzi, il sangue di chi è? Porco Giuda, eccolo qua. Mi sta mandando proprio un vocca, una vocca. A parte, ragazzi, che sto pensando che la strega che ci segue è un po' come il curatore. Ricordate il curatore che ogni tanto stava lì, che spawnava, che ci seguiva negli altri giochi. Oh, 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 il vecchio. No, non farlo. Ti ferisce e poi... Lo sai che succede? Ah, ne abbiamo acchiappato uno. No, non l'ho mai fatto, pa. Oh,
scappo. No, aspetta, raga, aspetta. Loro sono buoni per me. Cristo, ragazzini del cazzo. Ah, questo è Nick. Ehi, cosa? Ehi, basta. Fermati un secondo. Il calmante. Hanno morse, ma? Come faccio a saperlo? Non lo so. Fammi vedere. No. Non vi avvicinate, cazzo! Vedete il calmante, il calmante? Per tenerli al sicuro. Sì, sì. Che sì, che sì. Ci sono altri cacciatori però, secondo me, Caitlin! Ryan! Chiudi la porta che fa corrente. Abby! Non è un buon segno. Aspettate ragazzi, sto pensando che forse Jacob, essendo stato catturato dai cacciatori, potrebbe andare in un posto dove ci sono altri personaggi che sono stati salvati dai cacciatori, no? Abby! Ryan! Vecchia! Vecchio! Riesce. Vabbè. Un idiota proprio. No, ecco, ecco. Ah no, non si faceva. Boom! L'ho ucciso. L'ho ucciso. Non l'hai ucciso tu. I morti di solito non saltano dalla finestra e scappano nella foresta. Guardate però adesso che siamo tutti coperti di sangue. Abby, ti avrebbe fatto del male. Tu ti sei solo difesa. Io non posso esserne sicura. Io sì. No. No. Eri tu contro di lui. E, beh, quello non era nemmeno lui. Cazzo, che casino. Oh, ehi! Oh, cazzo. Dove cazzo è Chris Hackett? Laura! Che vedete? C'è? Vedete che vengono trasformati? Aiuto. Ti prego. Chi sei? Mi chiamo Laura Kearney. Boom. E quindi fammi entrare, qui non è sicuro. Infatti c'è una pazza con un fucile che uccide la gente. Io? Laura Kearney? Non uccido la gente. Porca troia, sei Laura Kearney? Tu sei Laura Kearney? Sì. Quella che doveva lavorare a... Dovevi stare in infermeria, giusto? Non sei mai arrivata. Tu e quell'altro, com'era... Max. Sì, Max, sì. Il signor Hackett ha detto che avete cambiato idea all'ultimo minuto. Cristo santo. Credo che dovremmo sentire che cosa ha da dire. Apriamo. Porco due, te apro sì. Ok. Basta che non ci apre lei a noi. Ora apro la porta, lentamente. Tu, tieni le mani in alto. Ok. E questa è in 2 mesi. Ma sicuro che, ragazzi, non è passato un anno? Perché in 2 mesi mi pare un po' troppo poco per trasformarti. Eccoci un'altra volta. Solo tu e io. Sì, è un po' di spettatori a questo video. Perché non diamo insieme un'occhiata a ciò che hai trovato? Dai, so bravo, signor. Giustizia. Giustizia. Occhio per occhio. Non propriamente delle volte, ma causa ed effetto.
azioni e conseguenze. Ogni cosa ha un equilibrio e tutti noi recitiamo una parte affinché la bilancia non si inclini. La luna, molto toccante. Stanotte, fra tutte le notti, imbrigliare le tue paure e ansie e farne intuizione. Se ne sei capace e ti muovi d'anticipo, l'astuzia potrebbe salvarti la vita. Ora dimmi, vorresti poter scavare più a fondo in uno dei possibili futuri? Ma certo che sì, signora. Solo che è veramente un sacco difficile, ragazzi, poi interpretarle. Certo che sì. Fai la tua scelta. Allora, forse, ragazzi, andrei sulla luna, perché ha detto l'intuizione ti può salvare la vita. Vediamo un po'. Poi ci sono i due lupi. È come si è liberata dall'aguzzino, dal... Vai allora, su, su. Fuori uno, ricorda. Non è forse emozionante? Sì, lo è. Figata, ragazzi, forse ci racconteranno che gli è successo allora. No, allora e in tutto questo tempo. Quindi, perché non siete venuti al campo? Dov'eri negli ultimi 2 mesi? Siamo venuti. Una sera prima. Quello è stato il nostro errore. E lei in 2 mesi si è trasformata da tutor per i bambini a un Terminator. Va bene, ok. Mi piace. Tipo quelle pubblicità scam. Puoi perdere 100 kg in 2 settimane? No, non puoi. Però, ecco, 25 giugno l'ora. Quello stesso giorno. Sì, finalmente, ragazzi, scopriremo se il poliziotto è buono o cattivo. Max. Chiamiamo ad alta voce. Proviamoci, dai. Max. Ehi. È ancora vivo, Max. Fermo. Dentro. Andiamo. Oh, si è trasformato. Caspita. Allora Max non è più vivo, credo. O meglio, è vivo ma in un'altra forma. Ragazzini di merda. Beh, allora ragazzi, diciamo che non influirà molto il fatto che l'abbiamo aiutata o no. Cioè, Max. Che cosa ha fatto a Max? Silenzio. Lei non può... Silenzio! Questo è un interrogatorio. Io chiedo e lei risponde. Porca vacca, oh. Poliziotto cattivo, eh? Nome. Baciami il culo. Sarebbe un bel nome, però... Forse, ragazzi, c'ha il coltello un po' dalla parte del manico, ok? Quindi io per il momento me lo tengo buono, ok? Poi capiamo quando svoltare. Laura Kearney. Con chi viaggiava e in che rapporti eravate? Max Brinley è il mio ragazzo. Era. Dove eravate diretti? Ah, che scuori, il campo estivo, sa già queste cose. Che cosa ha fatto a Max? No. Io chiedo, lei risponde. È così che funziona. Ah. Va bene, ragazzi. Seguiamolo perché
Cioè, sono più io che voglio risposte rispetto che lui. E poi è giorno, quindi... Bene. Speria. Che vuole sapere? Oh. Beh. Perché andavate ad Hackett's Quarry? Io e Max siamo tutor del campo. Stronzate! I tutor arrivano oggi. Gliel'ho già detto, siamo arrivati in anticipo e abbiamo pensato di... andare al campo. E perché non al motel, come vi ho detto? Perché eravamo molto più vicini al campo e siamo al verde. Quel distintivo non vale niente. Se tutto chiacchiere è distintivo, tutto chiacchiere è distintivo. Ok, sceriffo. Adesso è il nostro momento, ragazzi, di contrattaccare. Ok, sceriffo Hackett. Ma Hackett com'è? Chris Hackett. Non cambi argomento. Oh, oh. Ma che cazzo sta succedendo qui? What? Lei non ha idea di dove sia finita. Non ne ha la minima idea. È appena finita in un casino di merda, da cui può solo sperare di uscire viva per miracolo. Cosa? E l'unica scelta è di chiudere la bocca e fare quello che le dico. Ha capito? Fermi tutti! Come? Non avevo fatto caso che si chiamava Hackett. Pure lui Hackett come Chris Hackett. Ragazzi, mi sa che gli Hackett qui hanno segreti molto più grandi. Storia degli Hackett. E noi la dobbiamo scoprire, ma ci mancano veramente tanti pezzi ancora. Così. Perché non la smette di prendermi per il culo e mi dice che cazzo sta succedendo? E cosa cazzo ci ha aggrediti ieri sera e perché lei ci ha arrestato, maniaco del cazzo? Mi porti da Max! Subito! Sì, sì, te ci porta da Max. Oh, vedete pure quella foto? La foto è abbassata. Attacco? No, non attacco, raga. Siamo troppo lontani da... Era la luna, no? No, più avanti. Sì, perde un occhio. Ah, prendiamo... Ok, è tutto più chiaro. Forse l'occhio lo perdiamo per colpa di Max. Andiamo. No, hey. No, com'è possibile? Forse di giorno tornano normali? Hey, tu, stronzo! Si può sapere che cazzo succede? Max! So che mi senti! Fuck off, man! Fuck off! Stai bene? Max! Stai bene? Bene, sta mutando. Mi prendi in giro? Mi hai lasciato a morire, Laura, e adesso mi chiedi se sto bene? Vabbè, sì, che ne sapevamo. Cioè, t'abbiamo visto con piede nella fossa e noi, giustamente... Non so che dire, ma vattene a fanculo, va. Fanculo, ero spaventata. Stavo andando a cercare aiuto. Sì, come no. Beh, direi che siamo vivi. Ora so che non posso contare su di te se le cose vanno di merda. Sei davvero ingiusto. C'ha ragione in realtà, però ragazzi... Non mi interessa. Non mi puerta. E vabbè, faccio all'anima soglia. Sì? Perché sono nudo? Cosa? Dopo l'aggressione, ricordo solo di essermi svegliato qui e tu non c'eri. E adesso ritorni e io sono stranudo e c'è sangue e roba ovunque. Ma che cazzo è successo? Voleva che confessassi. No, speravamo che lo sapessi tu. In realtà speravo che potessi dirmelo tu. Ricordo dettagli sparsi, ma... niente che abbia un senso. Già, anch'io, come se fossimo drogati. Secondo te ci ha drogati? Lo sbirro? Ma è legale.
Chi cazzo crede di essere? Lo sceriffo di North Kill, a quanto pare. North Kill? Sì, Max. Cosa? Ma almeno l'hai guardata, la mappa? Hackett's Quarry a North Kill è il nome della città. Ah. E non è finita. Sulla sua targhetta del nome c'era... No! Dimmelo, ti prego! È questo il segreto! Solo mi fa un sacco strano, ragazzi. Su, vestiti. E lui è che esploso? Cosa ti ha dato? Diciamo che non mi inviteranno alla settimana della moda, questo è certo. Ehi! Ho detto che potete parlare? Diamolo in giro, va. Non sapevo ci servisse il tuo permesso, detective cazzo moscio. Già, è un paese libero, agente pezzo di melma. Merda. Forza. Fuori le mani. Dai. Tocca a te. Vieni. No, puoi scordartelo. Parliamo qui. Su. Ehi. Ehi! Cammina. Lasciami, cazzo. Su. Muoviti. Bravo. Ragazzi, mi sta venendo in mente che forse... Ehi! Datti una calmata. I superpoteri, diciamo. Calmati, Max. Calmati, calmati. Max, calmati o peggiorerai le cose. Allora... Raga, ci sono momenti in cui... Zitto! Bisogna fare i matti e momenti in cui bisogna stare calmi. Questo è il momento in cui bisogna stare calmi. Ok. Dicevo... Pensa, allora pensa. Deve pure esserci qualcosa di utile qui. Un paio di cose. Sto pensando che forse i poteri ce li hai solo se è notte. Ok? Ricordate Nick, fortissimo, vabbè. Questo però è esploso... Avete visto? Le pareti sono ancora tappezzate di sangue e resti. Eppure è rimasto... Insomma, adesso è tutto pulito, tranquillo. Quindi, com'è possibile? Cioè, c'è possibilità di tornare indietro? Altra cosa. Perché l'ora, vedete, è ancora sporca di sangue? Cioè, mi viene in mente che il sangue rimane e glielo lasci in modo tale che... che ne so, magari... Non lo so. Max, allora va. Guarda il percorso. Perché magari ti protegge, no? Ti protegge dal mostro. Scusa, che senso c'ha? Che a lui gli sta a riportare addirittura i vestiti. A noi non ci fa neanche pulire. Che c'è scritto sul muro qui? Scrivetemelo mentre nei commenti. North Kill continua a sognare. La strega è nel bosco a singhiozzare. I corpi marciscono, ma i lupi non svaniscono. E lo sceriffo non smette di strisciare. Non ne esce un'immagine particolarmente lusinghiera dello sceriffo Hackett. Forse non è la prima volta che detiene qualcuno illegalmente. Però... Avete capito, ragazzi? Ha parlato della vecchia, ha parlato dei lupi addirittura qui. Lupi? I corpi marciscono, ma i lupi non svaniscono. Quindi vuol dire che tu comunque muori, ma il lupo si risveglia. Può essere pure, ragazzi, che il tuo corpo... Cioè, se muori, sei morto. Però magari la notte si risveglia lo stesso. Però lo sceriffo non smette di strisciare. È veramente ambiguo, è veramente ambiguo. Il momento non si sa se è buono o cattivo. Ah, qui, lì si passerà sicuramente, perché mi sembra una mattonella andata. Ah. Messo lì proprio per evadere? Un bel cucchiaio... piegato? Cucchiaio. Prendilo. Prendilo. Però il fatto che si chiami Hackett... Questo cos'è? Passaggio segreto. Impossibile. Mi servirebbe una leva. Forse quel cucchiaio lì. Forse un cucchiaio piegato, che dici, Laura? Mo te sconfinfera, eh?
Ragazzi, voi comunque fatemi sempre sapere sotto nei commenti che ne pensate, eh? Cioè le vostre teorie. Io avevo pensato che... Oh sì, dovrei farcela. Insomma, che poteva essere un po' ambiguo come personaggio, però a sto punto gli ha messo in salvo. Sì. Lui comunque sa. Sa. Qui c'è vento, si può uscire. Però non credo che lì possiamo passare, insomma. Nella premonizione abbiamo già perso l'occhio, quindi... C'è un solo braccio libero. Vacci piano, sono delicato. Ma finiscila. Secondo me lui ha parlato. Quando usciremo da qui la pagherai, pezzo di merda. Certo. Quando uscirete. Se uscirete. Che vuol dire? Che cazzo vorrebbe dire? Ehi! Che cazzo vorrebbe dire, pezzo di stronzo? Secondo me Laura la stiamo giocando bene. Laura, scusate, no, Laura, chi è? Laura non c'è. Stiamo giocando bene, cioè lei risponderebbe così, secondo me. Ehi, non puoi lasciarci chiusi qui dentro! Ehi! Torna qui! Cazzo! Porca pupazzina! Com'è andata? Com'è andata di là? Hai cantato come un canarino? C'era poco da cantare. Ma scommetto che hai molto da confessare. Può anche darsi, ma... Dubito gli interessi sapere che ho copiato da Mikey Washington in terza media. Sul serio. Com'è andata? Mi ha fatto un mucchio di domande inutili. Non so altro. Mi lasci in pace? Cristo, scusa. Mi lasci in pace. Che vuoi fa? Siamo qua. Ah, senti, hai letto il suo nome sulla targhetta? Vuoi dirmi che non è Detective Katsumosho? È Hackett. Sceriffo Hackett. Dici che è parente di Chris Hackett? Oh mio Dio, quel Chris Hackett? Sì. Chi è Chris Hackett? Tipo il capo del campo, signor Hackett di Hackett's Quarry, ricordi? Cavolo. Sembra passata una vita da ieri. Ma che cazzo significa? Era... una trappola? Forse c'è una rete di rapitori di Tutor? Sembra... Cosa? Devo dire, ragazzi, che questi dialoghi sono un po' scemi, possiamo essere d'accordo, cioè è la parte un po' più debole della storia, però pensateci bene. Perché lui, il poliziotto, si fissa col fatto è impossibile che siete dei Tutor, i Tutor arrivano domani, quindi non ci credo assolutamente che possiamo essere dei Tutor, no? Poi se è Hackett e ha parentela con il signor Hackett, cioè basterebbe fare una chiamata, no? Secondo me non è un rapimento, no, non ci hanno incastrati, raga, è una cavolata. Magari lo sceriffo Hackett non si comporta proprio come un tipico rapitore, ma... nemmeno come un tipico poliziotto. E che farebbe un tipico rapitore? Sto provando a tirarci fuori da questo casino e non posso farlo se non ho idea di cosa cazzo sta succedendo qui. E se proprio non ci fosse un senso? Cosa? Deve esserci. Ci sono cose che non hanno senso. E quindi? Resteremo imprigionati qui dentro per tutta la vita? Ah, tu no, sicuramente.
fatto è che, ragazzi, sono passati 2 mesi da quando è successo questo fatto. Cioè, Laura è scappata, ma dove ha vissuto tutti questi mesi? E comunque la posta continuava ad arrivare da Catscorri, quindi i suoi genitori non sanno che lei non c'è mai stata a Catscorri. Saremo qui per sempre. Questo non è possibile, Max. Non può tenerci per sempre qui dentro. A me sembrava convinto, sai? Devi riuscire a pensare positivo, non lasciarti andare. Perché no? Forse è meglio se ci rassegniamo. Oddio, no, Max. Che cazzo? Mamma mia, davvero? Pensa al resto dell'estate, Max. Al futuro. Cioè, il mio sogno da quando avevo 5 anni è di diventare veterinaria e non lascerò che questo sacco di merda lo rovini. Capirai, ma hai detto voglio diventare presidente. Usciremo di qui. Io sarò una veterinaria e tu... Tu che vuoi farai, fare? Cosa? Cosa farò? Ho visto la lettera, Max. No. Di cosa parli? La lettera di rifiuto del college. L'ho trovata nella borsa. Hai frugato tra le mie cose? Non capisco perché non me l'hai detto. Mi vergognavo. Ma hai buoni voti e hai scritto un ottimo saggio. A quanto pare non è bastato. Cazzo! Avevamo già i nostri piani, Max, ma che cazzo? Non lo so, ma che ti devo dire? E te la pigli con lui. Ha fatto il massimo. Il massimo. Vabbè, scusate. Scusami, Max. No, dai, chiedigli scusa. C'entra lui. Scusami, Max. Ho un brutto colpo. E direi che abbiamo problemi peggiori. Sì. Anche perché te la prendi con lui? Lui sarà ancora più frustrato. Avrei dovuto dirtelo. Sai che a me puoi dire tutto, vero? Guarda. Sì. Questo camperà con una paura. Porco di sta. Avevamo dei piani. E che può fare? Quello ha mandato la richiesta. Gliel'hanno respinta. Ok, oraccio. Adesso pensiamo a come uscire da qui. Per ora. Vabbè. Bene, io ci sto. Ripensiamo bene a tutto dall'inizio. Da quando siamo partiti? Da quando è arrivato il poliziotto. No, da quando siamo Dopo nati. Dopo aver incrociato quella cosa strana? Sì. In effetti è da lì che le cose sono diventate strane. Era strano quando gli abbiamo detto che abbiamo quasi investito un animale. Sembrava che lo sapesse già. Sì. Mm. Sì, è stato davvero strano. E se non fosse un poliziotto? Di certo è un tipo losco, ma credo sia un vero poliziotto. Questa è una stazione. Sì, hai ragione, ma qui non c'è nessun altro. Oh, cribbio. Già, è un po' inquietante. Soprattutto la storia dei due Hackett. Metti che ci siano di mezzo tutti e due. Ok. Dovevamo incontrare Chris Hackett al campo e invece non c'è nessuno e ci attacca a qualcosa. E appare il poliziotto. Quella parte la ricordo male. Cioè, mi ricordo la scala e un odore di pelo bagnato e il collare di un cane con scritto Ian. 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 La cosa che ci ha attaccato era molto più grande di un cane. Era tipo come una persona. Sì, ti aveva conciato davvero male. Mi stupisce che tu stia così bene. Ricordo più che chiaramente i suoi denti che ti squarciavano. No. La cosa davvero strana è che non ho nemmeno un graffio. Cosa? Ehi, ok, domanda strana. Prima che ci perdessimo. Tu ti sei perso? Beh, sì, ma prima di quello ti ho detto wow, che luna! È così grande, è bello vedere la luna piena nel bosco. E tu hai detto sì, Max, succede tutti i mesi. Sì, quindi? Ok, allora, sai, sono lupi mannari. Luna piena? Sì. E se no. Ok, no. Basta. È un'ipotesi, no? Non puoi escludere che potesse essere un licantropo. Sì! È vero! Dimmi, Oh, che è successo? Stai prendendo per il culo!
Licantropi, sul serio? Licantropi, sul serio? Ma che cazzo? Cosa? Che c'è da ridere? Ho detto esattamente la stessa cosa. Ok, magari qualcosa di meglio? Zombie? Alieni? Dracula che viaggia nel tempo? Oh, che mi sta aprendo in giro. È vero, ragazzi, licantropi! Vuoi le risposte? Ryan, giusto? Sì? Chiedi risposte? Ti do le risposte. Ma interrompimi ancora e la smetto. E lui sa ride. Come vuoi. Sarebbe poi così strano, con tutte le assurdità che abbiamo visto con Nick. Quella cazzo di cosa sul tetto. Anzi, in realtà si spiegherebbero un sacco di cose. Dylan. Sto solo cercando di evitare preconcetti, ok? Come per le tue storie di fantasmi, dimmi dove sarebbe la differenza. Quelle sono solo storie da falò. Deve esserci una spiegazione razionale per tutto. Anche questo. E invece non c'è. No, 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 no! E non ho ancora raccontato tutto. No, gli ha fatto vedere il buco. Quando avrò finito, sarà più facile decidere se credermi o no. Non mi importa. Ma devo finire. Ah, gli ha fatto vedere il buco e non è il buco che avrebbe voluto Ryan. Neanche noi, sinceramente. Che schifo.